Lo sapete, il test non è che mi interessa più di tanto, mi interessa che hanno corso, che hanno fatto un buon test. Riguardo l'aspetto tecnico-tattico non c'è poco da dire, insomma, potevamo fare gol ma siamo imballati, le gambe sono pesanti, non c'è brillantezza, non c'è neanche lucidità sotto porta. Però dai, qualche cosa di buono, tolto un'occasione nel secondo tempo dove abbiamo lavorato male con la linea, non è che hanno creato grandi problemi. In questo momento della preparazione guardiamo a quello più che altro, come lavora la difesa, che devo dire insomma, si è disimpegnata abbastanza bene. Per il resto tutto sotto controllo, normale amministrazione. Sì, ho detto, non abbiamo concesso granché e loro sono una squadra abbastanza brillante, mi sembra che ha cominciato la preparazione, scusate, da 2 giorni il Renato, quindi sono molto più brillanti di noi, non hanno grossi carichi sulle gambe. Non abbiamo concesso molto, il livello chiaramente è anche un livello basso, perché facevano una C2, però... Se partite, se non le affronti con la mentalità giusta, poi rischi sempre di fare brutta figura, anche da squadre, diciamo, piccole. E devo dire che dietro, insomma, si sono disimpegnati abbastanza bene. Ripeto, tranne nel secondo tempo c'è stata una sbavatura della linea e abbiamo mandato un giocatore al tiro facilmente in area. Però per il resto direi abbastanza bene. Test di precampionato, che servirà ancora una volta a mettere intanto un ordine nelle gambe, a far conoscere meglio i nuovi arrivati e i vecchi, a provare a crescere come condizioni. E cercare comunque di fare una buona partita, perché il trofeo Bortolotti è una cosa che ci teniamo, in quanto Bortolotti è stato una persona troppo importante e carismatica per l'Atalanta, insomma, per questa società, e quindi vorremmo fare bene. È chiaro, compatibilmente con quello che riusciremo a fare oggi. Siamo un po' in difficoltà, non abbiamo molti centrocampisti, non so se ce l'ha fatto caso, e siamo pochi, però insomma cercheremo di recuperare almeno Cicarini, perché Carmona la vedo difficile. E qui a vedere Atalanta Renate in quelle di Clusone c'è anche Umberto Bortolotti, che insomma è qui come spettatore, come ex dirigente, ma anche per vedere un po' come si sta comportando questa squadra prima di una grande partita, quella di sabato, del trofeo Bortolotti e Atalanta Udinese. Sì, oggi devo dire la verità, sono qua in veste soprattutto di tifosi. E siamo venuti in gruppo da Sarnico per salutare il nostro capitano Giampaolo Bellini e per vedere ovviamente anche l'amichevole dell'Atalanta, per cui in preparazione a quella che sarà la partita di sabato, che ovviamente speriamo tutti sia una bellissima partita.